Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul canale, sono Giopa17 e oggi siamo tornati su Super Mario 3D World per un nuovissimo episodio. Perfetto ragazzi, nello scorso episodio abbiamo completato i livelli 4.3 e 4.4 più quel livello che vedete là a destra. Oggi direi di proseguire la nostra avventura, prima andando a completare il livello 4.5, poi infilandoci dentro questo tubo dove dovremo affrontare una boss fight. Allora, vediamo come si chiama questo livello. Cittadella degli Spunzi. Perfetto. Attenzione. Quello. Perfetto, l'abbiamo sconfitto. Allora, andiamo a tutta velocità. Perfetto, ci pensano i loro alleati a eliminarli. Il gatto. Perfetto. Allora andiamo su di qua. Secondo me c'è qualcosa qua in fondo. Infatti c'è il timbrino. Timbrino mio. Allora adesso facciamo un attimo attenzione. Loro li lascerei lì. Allora la freccia indica da quella parte, quindi io posso infilarmi qua dentro tranquillamente. Ci sarà probabilmente la prima stellina. Aia. Certo che però completare quelli, faccio che eliminarli e così posso completare il tutto tranquillamente. Ok. Adesso non ci disturberanno più. Dai che la prima stellina la possiamo prendere abbastanza facilmente. Perfetto. E rieccoci qua. Ok, ho eliminato anche questi. Monetine che volano. Ok, niente di particolare. Neanche se salgo qua sopra. No. Dobbiamo stare attenti a quello, eh. Primo checkpoint. Eccolo qua. Mamma mia. Ok, ce l'abbiamo fatta. Quelli sinceramente li eviterei molto volentieri. Non mi aspettavo quello grosso. Non ce la faccio però, mi sa. Potenziamento del gatto. Ok. Ah, sono tre. Ma se non me lo dite, qui secondo me si va da qualche parte. No? Sì, sì, dai. Ci sarà una stellina qua sopra. Infatti. Mi sembrava infatti troppo strano che potessimo arrampicarci lì sopra così tranquillamente. Allora. Aspettate che provo a prendere quello. Vabbè. Mamma mia. Ok, ce l'ho fatta. Aia. No, per un pelo. Che pelo. Ok ragazzi, sono arrivato in fondo. Ce l'ho fatta. Mi manca una stellina però. Mi manca l'ultima stellina. Devo capire dove caspita si trova. Quindi faccio che rifare il livello. Abbiamo preso però il timbrino. Ok ragazzi, ce l'ho fatta. Ho salvato il gatto. Perfetto. Sono riuscito a sbloccare anche la bandiera dorata. In realtà le avevo già prese tutte le stelline.
Perché effettivamente è vero. Pensavo di averne mancata una, invece le avevo già prese tutte. Mi mancava soltanto la bandiera dorata. Perfetto, anche questo livello l'abbiamo completato al 100%. Ultimamente sto utilizzando un po' troppe vite, però. Allora, e questo era il boss che vi dicevo. E lo possiamo affrontare utilizzando Cat Mario. Ciao. Vediamo di completare anche sto livello. Imboscata di Fuoco Bros 1. 100 secondi? Beh, ma mi sembrano abbastanza facili da sconfiggere. Perfetto. Ce l'abbiamo già fatta, vedete? Non li definirei neanche mid boss, questi qua. Questi livelli li definirei semplicemente come sfide contro avversari che abbiamo già incontrato in passato su Super Mario. Dovrebbe esserci, infatti, non un livello, ma qualcosa che ci permetta di sbloccare. Ah, un timbrino. Pensavo ci dessero dei poteri speciali. Perfetto. Possiamo uscire. Allora, adesso dobbiamo puntare al livello finale di questo mondo. Quindi al castello. Vai Mario, torniamo su. Perfetto, eccoci qua. Non vedo l'ora di poter visitare il mondo 5. Allora, vediamo cosa dovremo fare in questo livello. Probabilmente affronteremo un altro dei figli di Bowser, Fortezza sul mare di lava. E scena filmata, attenzione. Allora, facciamo attenzione. Ecco, ti pareva. Lui lo buttiamo giù. Loro li facciamo fuori così. Non capisco perché sono stati disposti così i cubi. Vabbè. Ah no, devo clonarmi. Devo clonarmi. Vediamo qua. Dai. Ok, ce l'ho fatta. Lui lo buttiamo giù. No, lo voglio buttare giù. Ok, secondo me poi dovremo tornare indietro. Comunque è un potere extra adesso, eh. Ce l'ho fatta per un pelo. Stiamo passando sotto la lava. Ok. Non vorrei essermi dimenticato qualcosa, però. Aspettate un attimo. Uno. Due. E tre. Ah, ci sono, ci sono, ci sono, ci sono, ci sono. Spero di poter tornare indietro. No, non posso più tornare indietro. Ok, ho capito comunque come fare per recuperare la prima stellina. Però l'ho capito troppo tardi. No. Speravo di spaventare i gomba. Ok. Ho preso un'altra stellina. Praticamente dovevamo utilizzare una di quelle rocce per riuscire a sbloccare il secondo tasto. Ok, mi sa che siamo già arrivati in fondo. Strano, molto strano. Sì, quindi ho dimenticato anche il timbrino. Ok. Lui mi sembra un po' più tosto. Attenzione. No, tutti insieme no, però. Ok, ha schiacciato i suoi. Ok.
Ok, devo tirarglieli addosso praticamente. E poi devo scappare via. Più o meno. Non so più dove scappare. Devo tirargli addosso tre volte almeno uno dei suoi. Bravi. Vieni qua. Via, 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 Mario, via, 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 via. Perché è parecchio arrabbiato. Dai che ce l'abbiamo quasi fatta. Non è un boss tostissimo, eh. Ok, ce l'abbiamo fatta. Dai che esplode. Tutte mie queste monetine. Andiamo a liberare la fatina. Mi prendo anche dei secondi extra. Eccola lì. Ciao fatina, sto arrivando. Aspetta, aspetta. Vai. No, vai. No, devo rifare il livello. Vabbè, tanto devo recuperare la prima stellina, quindi la bandiera dorata la sbloccherò dopo. Allora, vediamo che succede adesso che abbiamo liberato anche questa fatina, eh. Eccola. Beh, costruirà sicuramente un altro tubo trasparente. Perfetto, eccolo qua. Bravissima fatina. E noi rifacciamo immediatamente questo livello per sbloccare anche la prima stellina e il timbrino, che devo capire dove si trova. Ok, vedete, dovevamo far così. Una roccia lì e io dall'altra parte. Eccola qua la stellina. Adesso c'è da capire dove si trova il timbrino. Eccolo. Come immaginavo. È in cima al muro. Ok ragazzi, ce l'abbiamo fatta. Ho sbloccato anche la bandiera dorata. Perfetto. Bravissimo Mario. Ok, adesso abbiamo completato questo livello al 100%. Possiamo andarcene dal mondo 4 e spostarci nel mondo 5. Vediamo dov'è ambientato. Che mondo particolare, tutto viola. Che succede? Ah, ok, niente di particolare. Allora, direi di fare una bella cosa. Quasi quasi potremmo terminare questo episodio di Super Mario 3D World qua. Così poi nel prossimo potremo dedicarci completamente al mondo 5. Come sempre ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto. Se il video vi è piaciuto, mi raccomando, lasciate un bel mi piace, commentate, condividete, iscrivetevi al canale e ci vediamo in un prossimo episodio, sempre qui su Super Mario 3D World. Alla prossima ragazzi!